Ciao amici, siamo all'esterno dello stadio dove la Juventus ha vinto per 4-1 contro il Torino, quindi si è aggiudicata, tanto per cambiare, il derby della Mole, con un Toro che adesso entra molto molto in crisi, considerando come questa sia stata la sesta sconfitta consecutiva in trasferta. Una Juve pragmatica, ma soprattutto a livello di primo tempo anche bella, diciamo un po' sfortunata, barra ingenua in occasione del rigore poi trasformato da Belotti, ma complessivamente la Juve ha messo in campo tanta qualità che sicuramente non vige, diciamo, a livello di interpreti sopraffini nei giocatori granata, e quindi alla lunga la qualità paga, alla lunga la voglia di fare la partita, di segnare, di provare a farne un altro. Questa è una mentalità molto positiva che la Juventus sta acquisendo e che poi passa anche da una punizione azzeccata da Ronaldo, e questa forse è la notizia del pomeriggio caldissimo, ve lo assicuro ragazzi, davvero incredibile sfoggiare la camicia in una partita simile, veramente quasi da eroi. Ronaldo segna su punizione, Dybala non fa più notizia col suo mancino e disegna in lungo e in largo all'insegna della poesia prestata al calcio. Purtroppo però sia Dybala che De Ligt ammoniti salteranno la trasferta di San Siro, sponda e rossonera. Questa sarà una doppia lacuna a cui dovrà ovviare Sarri, però sicuramente chi partirà dalla panchina si farà trovare pronto. In questo caso gli indiziati credo che a ragion di logica siano Rugani e Higuain. De Ligt, tanto per cambiare, sfortunato con questo braccio, con questa mano, un pochettino lo sta accompagnando in questi mesi, primi mesi italiani, però poi prestazione per quanto mi concerne monumentale da parte sua, sempre puntuale, sempre in anticipo, forte fisicamente, adesso imposta anche con entrambi i piedi, cosa che già faceva all'Ajax, che sta prendendo anche come confidenza qui allo stadio e non solo ovviamente. Quindi un De Ligt positivo, spalleggiato bene poi dall'intera retroguardia, Bonucci pulito, molto bene Cuadrado al di là del gol, e qui abbiamo visto come nel suo DNA comunque l'essere offensivo sia sempre poi davanti a un tono difensivo, che però ha imparato a fare anche con grande lucidità. Nel gol, quando punta gli anco e poi tira questo diagonale imparabile per Sirigu, beh, fa capire anche come il terzino nell'era moderna e calcio moderno debba creare la superiorità, e quindi da questo punto di vista la Juventus sta lavorando bene. Se vogliamo un po' solo toro al centrocampo, secondo me ancora una volta bene Bentancur, che poi spostato davanti alla difesa ha fatto il suo, si è fatto sentire quando la partita era diventata sporca e bisogna mettere più tacchetti anziché Fioretto. Positivo anche Rabiot, mentre Pjanic a targhe alterne, sostituito a inizio ripresa. Male Bernardeschi, ecco, secondo me l'unico vero insufficiente di questa partita è l'esterno offensivo toscano. Per il resto però una Juventus che è venuta a capo, anche perché Douglas Costa quando entra, quando trova retroguardie stanche, fa sempre costantemente la differenza, ha creato l'autorete di Gigi, avrebbe potuto segnare anche un gol, insomma tanta roba questa Juve, che ha sofferto un pochettino a inizio secondo tempo il ritorno del Toro, ha concesso qualche tiro un po' troppo facile, però poi la qualità, come ho detto prima, paga e ha pagato, ha portato la Juve a segnare l'ennesimo poker di stagione, un 4-1 secco, netto, e che consolida e mette pressione un po' alle inseguitrici. Vedremo poi cosa farà la Lazio contro il Milan, però sicuramente la Juventus doveva fare il suo e l'ha fatto. Fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti di questa partita, se siete tifosi a Juventus iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like ai miei video, vi abbraccio.